ragazzi, se il buongiorno si vede dal mattino, francamente c'è da commentare qualcosa di straordinario per lo sci alpino italiano, almeno al femminile, perché se davvero si parte così col botto, non so davvero dove potremmo arrivare in questa stagione, perché tutti gli anni nello sci alpino sembra ci si vada a migliorare. Sembra si vada ad implementare sempre di più il nostro livello, e se quest'anno veramente si parte così al femminile, soprattutto in questo settore, soprattutto nel gigante femminile, ci potremmo togliere una valanga di soddisfazioni. Perché l'anno scorso era arrivata la prima Coppa del Mondo generale al femminile firmata Federica Brignone, oggi arriva una doppietta in fotocopia a quella di Killington dell'anno scorso, prima Bassina, seconda Brignone. Dietro il vuoto, perché oggi le due italiane nell'opening di Sölden, sul Reckenbach, sul temibile Reckenbach, hanno veramente ammaliato e dominato la scena, perché oggi non c'è Vlova, non c'è Gisin che tenga, oggi veramente le due italiane hanno fatto il vuoto, perché tra la Brignone e la Vlova praticamente c'è un secondo, a testimonianza che oggi sono state Brignone, Bassino e le altre hanno potuto soltanto vedere le code e neanche avvicinarsi troppo alle code di queste due meravigliose azzurre che oggi veramente hanno stradominato. Partendo così, insomma, veramente potremmo arrivare a livelli straordinari. Insomma, bisogna fare anche una riflessione su quelle che possono essere le potenzialità. Non tanto della Brignone, perché quelli le conosciamo già, appunto lei può lottare per la Coppa del Mondo generale, l'ha dimostrato di essere una grande polivalente, ma piuttosto di Marta Bassina, che in questi anni può continuare il suo processo di crescita, è ancora molto giovane Marta, classe 97, ha ancora tutto il tempo dalla sua parte, ma potenzialmente Marta è veramente una fuoriclasse, perché può ancora aumentare la sua polivalenza. Già l'anno scorso in gare in velocità magari un po' più tecniche, Super G, qualche discesa un po' più complicata, ha già dimostrato di esserci, ha già dimostrato di poter arrivare ad altissimi livelli anche in discipline che negli anni scorsi non sembravano far parte del suo repertorio. Il gigante ormai è una realtà consolidata, perché seconda vittoria in Coppa del Mondo, sempre davanti a Federica Brignone, sembra che davvero queste due debbano andare a braccetto. E no, a noi ci fa tanto piacere, ma di Marta Bassina è pazzesca sia l'umiltà di questa ragazza, perché io ho sentito tante interviste, questa ragazza ha avuto una grandissima famiglia alle spalle, questa ragazza ha sempre ricevuto un'educazione da parte dei suoi genitori di fare lo sport per divertirsi, fare lo sport innanzitutto per passione e per il bene del corpo, il benessere del corpo e per un divertimento, per uno svago. Avendo una famiglia del genere alle spalle, che non ti fa sentire pressione, non ti dà l'ansia del risultato, non ti obbliga a fare delle scelte, poi può arrivare anche a risultati simili, ma poi di Marta è impressionante la tecnica, perché c'è una scorrevolezza straordinaria, quella leggerezza, perché sono molto diverse nello stile alla fine Marta Bassino e Federica Brignone. Di Marta colpisce proprio la leggerezza, quella classe, quella leggiadria, quella scorrevolezza straordinaria che caratterizzano tutte le sue gare, ma invece di Federica Brignone la sua potenza unita a classe sfoderata sugli sci, perché lei sembra veramente si è incendiata la neve quando scende Federica Brignone, veramente molto più possente anche nella sua azione. Insomma, queste due italiane oggi hanno veramente ammaliato la concorrenza, è vero non c'era la Schifrin, però comunque c'era Vlova, c'era Michelle Gisin, c'era Wendy Holdener, insomma la concorrenza non è che mancasse, quelle forti c'erano. Eppure le nostre due azzurre hanno fatto il vuoto, perché semplicemente in questo momento
nel gigante femminile siamo superiori. Siamo superiori perché abbiamo piazzato ancora Azzurra in sesta posizione. Come al solito Sofia Goggia decide di scatenarsi nella seconda manche. Sofia Goggia veramente ha piazzato una buonissima prova, solida. Attenzione anche a Sofia Goggia, perché soprattutto agli inizi della sua carriera la bergamasca era molto molto brava in gigante, non è mai riuscita ad ottenere la vittoria, è sempre arrivata molto vicino o a Schifrin o a Tessa Worley. Quest'anno insomma potrebbe esserci magari un ritorno alle origini. Poi in gigante aveva perso un po' corda, aveva perso un po' di spessore magari Sofia, perché soprattutto nelle prime stagioni in Coppa del Mondo non era riuscita a vincere le prime gare, ha ottenuto tanti grandissimi piazzamenti e poi non, appunto non era riuscita a dare tutta questa continuità in gigante dopo, perché si è specializzata in velocità, ha vinto l'oro olimpico, ha cominciato ad andare fortissimo soprattutto in discesa e in Super G. Dopo appunto il gigante l'aveva un po' accantonato. Se Sofia Goggia per me si rifocalizza anche sul gigante, potenzialmente una che può stabilmente lottare per il podio anche nel gigante, perché Sofia è una polivalente affermata che ci può dare soddisfazione non soltanto nella velocità ma poi in tutte le discipline. Appunto, poi speriamo in futuro di trovare anche una slalomista, perché penso sia l'unica cosa che manca, perché la velocità e il gigante direi che sono ben coperti. Idem la combinata, in cui possiamo vantare sempre la Sofia Goggia, ovviamente Brignone e Bassino, queste tre meravigliose atlete che caratterizzano lo sci alpino azzurro. Vedremo un po' poi quello che succederà in futuro allo slalom femminile, perché quello è un po' il nostro tallone d'Achille. Se ci pensiamo, proprio lo slalom al femminile e un po' sempre il gigante al maschile è sempre stato un po' il nostro punto, il nostro tallone d'Achille, quindi speriamo magari di ritrovarsi competitivi anche in questi contesti. Però francamente insomma in questo momento lo sci alpino al femminile siamo probabilmente la prima potenza a livello globale, perché lo stiamo dimostrando, l'abbiamo dimostrato, lo stiamo continuando a dimostrare e a legittimare. Quindi insomma una stagione di sci che non poteva cominciare meglio, francamente, perché è difficile immaginare un inizio migliore di questo. Speriamo di continuare su questa falsa riga, speriamo intanto domani di vedere anche delle risposte dal gigante maschile. Sarebbe importante vedere un Dea Liprandini capace di essere competitivo, ce l'aveva già dimostrato l'anno scorso, perché è uno che stava per vincere la del Boden alla fine. Dea Liprandini stava andando fortissimo, poi è caduto, ma per degli spezzoni di gara Dea Liprandini ha sempre dimostrato di poter andare al passo dei big e al passo del podio, quindi speriamo di trovare anche un Dea Liprandini bello tosto, bello competitivo. Comunque dopo ci risentiremo magari, ancora non ho stilato diciamo così un programma, però sicuramente ci risentiremo per commentare un po' queste semifinali al maschile, che ci hanno dato purtroppo soltanto un azzurro in finale, ce ne potevano tranquillamente dare due, purtroppo Lorenzo Musetti si è infortunato al gomito e ha dovuto gettare la spugna nella partita contro la Slovenia, e invece avremo Marco Cecchinato che ha lasciato un game 6-1-6-0 a Petrovic, conquistando, anzi demolendo il suo avversario e conquistando la finale proprio per distacco, per manifesta superiorità. Poi ci sentiremo magari per commentare magari Napoli-Atalanta, potremmo commentare anche il derby tra Inter e Milan, quindi insomma gli appuntamenti ce ne sono tanti. Poi c'è il Giro d'Italia, ovviamente c'è la crono di Valdobbiadene, quindi insomma gli appuntamenti non mancano e cercheremo di restare sempre aggiornati in questa giornata ricchissima di sport. Fatemi sapere voi nei commenti invece che cosa ne pensate. Una volta anche mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto
proposito, ragazzi, se continueranno, come lo ridirò anche nei prossimi video, se continueranno a essere comunque buoni i riscontri in generale, non soltanto nel tennis, ma magari in tutti gli sport, anche se soprattutto nel tennis sono molto buoni i riscontri da parte vostra, tanti commenti, se continueranno a essere buoni i riscontri, potrebbero arrivare novità e qualche sorpresa magari anche all'inizio della prossima settimana, comunque e nei prossimi tempi, magari una sezione premium, una opzionale per avere dei contenuti ulteriori sul mio canale, per magari fare qualche focus, qualche approfondimento e qualche contenuto appunto ulteriore che può anche uscire dal mondo dello sport. E a questo punto, ragazzi, io vi saluto e vi lascio al prossimo video.